voi vi rivolgete direttamente al sindaco di Vicenza, cosa gli chiedete? Una pezza di terra, un terreno, un qualcosa che ci mettiamo i nostri caravan, viviamo a posto. Siamo però voi lo dovete pagare questo pezzo di terra? Sì, sì. Paghiamo luce, acqua. Luce, acqua, paghiamo. Per soldi non fa niente. Ogni quanto è che dovete andare via? Ogni 3-4 giorni giriamo con caravan. Però non è così scontato che vi diano un pezzo di terra così? Una casa, appartamento meno. Voi ci stareste in un appartamento? Sì. Voi andreste a vivere in un appartamento? Sì, casa popolare. Voi non volete più fare i nomadi? No, no, basta più. Anche uno lavoro, c'è qualcosa, lottiamo, noi andiamo con cuore. Voi chiedete un lavoro e una casa? Sì. Ma voi da quanto tempo siete qua? Siamo 2-3 anni sempre a parcheggi, non sappiamo dove andare. Arrivano le vigili di polizia locale, ci mandano via sempre, non sappiamo dove andare. Noi viviamo così. Il nostro popolo così è. Avete capito bene, loro sono nomadi da sempre, ma adesso si sono stancati di questa vita e vorrebbero sistemarsi. Semplice, no? Così, avete sentito, chiedono al sindaco di Vicenza un pezzo di terra e una casa, magari anche un lavoro, visto che non ce l'hanno. Anzi, al proposito, ci hanno rilasciato una dichiarazione da far accapponare la pelle. Lei non lavora? No, senza lavoro, senza niente. Come fate ad andare avanti? No, andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per me. E dove andate a rubare? Giro, giro, cosa? Giriamo, cosa vediamo capita. Ma cos'è che rubate? Rubiamo, cosa capita. Ma tipo macchine, no, biciclette? No, 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 rubiamo poco ferro vecchio, rottamaio. Però vi rendete conto che la gente qui è molto spaventata? Potete capirlo? Sì, siamo capiti. Loro, insomma, la soluzione ce l'hanno. Alla faccia di tutti quei vicentini che hanno sempre pagato le tasse, messi in ginocchio dalla crisi, che hanno perso lavoro e casa. Le comune danno pezzo terra, viviamo di là, a posto. Danno lavoro, a posto. Noi siamo cresciuti qua. E siete sempre vissuti in un camper? Sempre camper. Rurot, camper. Adesso basta però. Basta. Intanto i residenti sono sempre più spaventati, sempre più arrabbiati per la situazione di degrado che lasciano le carovane in sosta in partenza. Ma adesso mi vuoi mettere da soli o c'è qualcun altro che viene con voi? No, giriamo soli, portiamo via uno per uno per uno. E come vi abbiamo già mostrato, questo è quello che resta, il Parco dei Laghi.